Come tante squadre partenopee, anche il Posillipo quest'anno sarà costretto ad emigrare per disputare il proprio campionato. Il sodalizio rossoverde infatti sarà ospite del comune di Casoria per disputare la A1, vista l'inagibilità della piscina Scandone interessata dai lavori di ristrutturazione delle Universiadi. La squadra rinnovata e composta per lo più da atleti napoletani punta al quinto posto, come sottolinea il presidente Semerano. Gli obiettivi del circolo sono di raggiungere almeno il quinto posto, questo può sembrare riduttivo, ma per noi è abbastanza ambizioso come risultato, quindi credo che dobbiamo combattere per riuscirci, cosa che faremo perché abbiamo tutte le chance di poterlo fare. Carlo Silipo guarda in positivo sulla nuova leva di pallanuotisti anche in vista delle Universiadi. Diciamo che è un progetto che già ha gettato le fondamenta l'anno scorso col campionato che si è concluso in maniera molto egregia. Stiamo percorrendo e fortificando questa filosofia qui al Circolo Posillipo, stiamo puntando molto sul nostro settore giovanile. Per l'allenatore del team posillipino Roberto Brancaccio il Recco è inarrivabile, ma il derby con la Canottieri sarà di sicuro la sfida di grande fascino di questa stagione. Abbiamo cambiato i giocatori, come dicevi, ci sono 5 nuovi arrivi. Ovviamente vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso è stato il primo anno del cambiamento del Posillipo, puntavamo a una salvezza, siamo riusciti anche in buon modo, arrivando ottavi, e giustamente vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso.